Buongiorno a tutti cari amici di Beats and Coffee. Oggi 3 di aprile ho avuto questa grandissima opportunità di essere in diretta con voi da casa mia. Benvenuti a casa mia. Giusto qualche minuto, un paio di minuti, il tempo di far collegare un po' di gente e di condividere questa diretta. Nel frattempo datemi un feedback, vedo che si sta iniziando a collegare qualcuno, datemi un feedback con questo sottofondo blues, se mi vedete e mi sentite bene. Piano piano, non riesco ancora a vedere i vostri commenti, però nel frattempo inizio a condividere. Purtroppo io sono tecnologicamente avanzato. Oh, dopamina motore, bravo. Dobbiamoci di dopamina in questa quarantena e anche un po' con un po' di concetti essenziali. Dicevo, io sono tecnologicamente avanzato, nel senso che sono avanzato alla tecnologia, però piano piano in questa quarantena stiamo imparando. Gratitudine a Marco Vallani e Domenico Fortunato per avermi dato questa straordinaria opportunità quest'oggi di essere insieme a questo meraviglioso gruppo di condivisione di know-how, di sapere. Ho avuto già la possibilità di confrontarmi con qualcuno di voi e mi hanno dato delle notizie molto utili, quindi ringrazio tutti in questo bellissimo gruppo WhatsApp, fra l'altro, che più veloce della luce. Allora, visto che siamo a casa mia, dividiamo questa quarantena insieme ed è sempre una cosa meravigliosa. Bene cari amici, penso che possiamo iniziare, perché come dice la mia socia, diciamo, uno dei miei talenti non è sicuramente quello di essere pragmatico. Abbiamo un'ora a disposizione per stare insieme e quindi cerchiamo di essere motivati e di andare fino in fondo per estrapolare tutti i concetti di cui vi voglio parlare quest'oggi. Voglio lasciare un po' di sottofondo per darci anche un po' di ritmo. Mi presento innanzitutto, sono Antonio Brazzo, 45 anni, dalla calda terra di Bari, di professione Risto Coach, coach nel settore della ristorazione, settore che conosco molto bene perché ci sono stato dentro, immerso, inzuppato per più di 20 anni e con il tempo, con l'esperienza, ho deciso di cambiare, fare un salto nel vuoto e dare, diciamo, ai ristoratori l'opportunità di cogliere delle occasioni che evidentemente molto spesso non vedono. Sono cofondatore di un'azienda insieme alla mia socia Alessandra, che dovrebbe essere in linea, che saluto, un'azienda che si chiama D-Factor, dove la D sta per divertimento. Questo per sottolineare il concetto che il nostro modo di vedere il coaching è un modo un po' differente, meno serioso, ma con concetti che non sono da meno, diciamo, a quelli degli altri. Mi date un feedback se mi sentite e mi vedete bene prima di iniziare, non vorrei poi ricominciare tutto di nuovo, perché voglio dire, le cose sono un po' meno complicate da queste parti. Oh, chi è in sottofondo? Mi chiedono nel frattempo che ci colleghiamo. È un gruppo, un blues instrumental. Io amo il blues perché ci dà carica e quindi quando studio, quando sono in compagnia, cerco sempre di avere un sottofondo che sia motivante. Allora,
vi dicevo, la premessa che ho fatto sul post era proprio fatta sul tempo, il tempo che stiamo riscoprendo in questo periodo, tempo di stare a casa, tempo di rivalutare quelle che sono le nostre priorità, molto probabilmente messe un po' da parte da quello che era la vita frenetica che eravamo ormai abituati a vivere. Abbiamo avuto questo stop. E il tempo è una grandissima risorsa, che tu sia ricco, che tu sia povero, qualsiasi sia il tuo stato sociale, il tempo è sicuramente un elemento naturale che ci mette tutti alla pari. Tutti abbiamo in banca quotidianamente 24 ore da condividere, da sfruttare. I risultati che nella vita hanno le persone li hanno proprio in virtù del fatto che il tempo viene gestito in maniera differente. In questo momento noi stiamo condividendo un'ora insieme ed un'ora investita insieme nel tempo, nel nostro tempo, nel vostro tempo, per cercare di trovare degli elementi che possiamo condividere insieme e che magari possano migliorare la mia e la vostra esistenza. Detto questo, cari amici, la mia mission, personale è quella di aiutare le persone a diventare la migliore versione di se stessi. Quello che è il concetto della nostra azienda è il meraviglioso legame fra felicità e profitto. Vi premetto da dove nasce questo. Io ho iniziato la mia carriera dopo tanti anni di animazione turistica, acquistando un grosso locale qui a Bari. Obiettivamente non avevo né le conoscenze né le competenze, ho pagato, diciamo, il dazio. E quello che mi sono proposto nel tempo è di studiare, di comprendere come funzionasse quel lavoro, con lo scopo a lungo termine, che è quello che ho raggiunto quest'oggi, che è quello di dare agli altri la possibilità di non vivere quelle che sono state le mie notti insonni. Detto questo, nonostante siamo ancora in un tessuto sociale dove la formazione viene vista come una cosa superflua, grazie a Dio con il tempo, diciamo, questo sta cambiando. Soprattutto in questo momento storico in cui siamo costretti a stare fermi, siamo costretti necessariamente tutti a rimescolare le carte e a comprendere qual è il nostro scopo e dove la direzione verso la quale dobbiamo dirigerci. Quindi il concetto di felicità, mi sono ritrovato a fare degli studi profondi proprio su questo per comprendere io per primo dove volessi arrivare. E felicità è uno di quei concetti, e così entriamo direttamente in quello che sarà il nostro discorso in quest'ora. Felicità è uno di quei concetti che noi diamo per scontato. Obiettivamente, quello che ho imparato in questo tempo di studio personale, nella mia personalissima visione di quella che è la felicità, è che tutti moltissimi termini utilizzati da noi quotidianamente non sono termini di cui comprendiamo effettivamente il significato sincero, etimologico. Quindi una delle prime cose che io ho fatto all'interno di questo studio è andare a scoprire realmente quale fosse il significato delle parole. Nel momento in cui mi sono imbattuto nella parola felicità, che è per molti una chimera, ho compreso diverse cose. E di lì è nato questo rapporto meraviglioso che c'è fra felicità e profitto, che sia un profitto economico o il profitto che traiamo noi dalla nostra vita quotidiana. Ora, felicità deriva da felix, latino, o fio, greco. Significa fecondo, fertile. Da qui ne va da sé che essere felici significa cogliere frutti. Da un terreno che è fertile non possono che nascere buoni frutti. Quindi obiettivamente se noi riusciamo a raggiungere quella che è la nostra felicità, che non è essenzialmente e meramente la felicità economica, sicuramente possiamo raggiungere quelle che sono le vette che noi abbiamo deciso di cogliere. Ora, in tutto questo, nella nostra vita quotidiana, ci troviamo ovviamente di fronte a una serie di problematiche che sono comuni o personali. Per essere felici non è facile, essere felici è una scelta. La scelta di essere felici obiettivamente non nasce semplicemente da noi,
ma anche da determinate programmazioni che, volenti o nolenti, noi ci siamo dati. Ora, nel momento in cui, non so, voi avete mai sentito sicuramente, o magari voi in prima persona avrete detto più volte, non ci posso far nulla, io sono fatto così. Ecco, partiamo da questa, che è una delle più grandi menzogne che ci sentiamo dire o che ci raccontiamo magari da soli. Essere fatti così è una delle più grandi giustificazioni che noi ci diamo. Noi non siamo fatti così, noi siamo fatti essenzialmente come tutte le persone che ci circondano, che ci hanno circondato, soprattutto nei momenti principali, insomma, della nostra infanzia e adolescenza, non so, come i nostri genitori, come i nostri vicini di casa, come i nostri amici, come i nostri insegnanti. Non a caso insegnare deriva da insignere, che significa lasciare il segno. Ora, in tutto quello che sono state le nostre programmazioni, essenzialmente noi da bambini nasciamo perfetti. Nel senso che un bambino, per chi ha figli lo sa, è una creatura pulita, non ha problemi, non ha problematiche, e con il tempo magari viene programmato in maniera tale che la sua vita diventi sempre più complicata. Non so, per farvi un esempio, ecco, dalle nostre parti, nel profondo sud, io ricordo sempre con piacere e dispiacere che quando ero bambino, generalmente per farci stare buoni, per tenerci calmi, per farci andare a letto, ci dicevano, lasciatemela passare, fai il bravo, vai a letto, altrimenti viene l'uomo nero. Ora, obiettivamente, non facciamo colpe di quello che è stato, anche perché quando io ero bambino gli uomini neri erano relativamente, veramente molto pochi. Nessuno avrebbe avuto questo presagio che con questo mondo cosmopolita gli uomini neri sarebbero, insomma, diventati così tanti. Il fatto sta che nella nostra testa, in quella piccola cella, c'è rimasta quella programmazione. La programmazione che l'uomo nero è cattivo. Ora, a prescindere dal fatto che una persona si possa dichiarare razzista o meno, in tutta sincerità, molto spesso, magari se ci troviamo in un posto di sera, dove in un autobus, dove ci sono due posti liberi, uno a fianco un bianco e uno nero, purtroppo il nostro inconscio, che non comandiamo, ci guida verso il posto vicino all'uomo bianco. Con questo cosa voglio dire? Voglio sottolineare la potenza di quelle che sono le programmazioni che ci hanno dato. Un'altra programmazione, per esempio, molto carina, in cui mi sono imbattuto nei miei studi, è stata una frase che mi sono sentito dire e ridire, sicuramente anche qualcuno di voi, da ragazzo, da studente: prima il dovere e poi il piacere. Ora, partendo dal presupposto che la nostra mente non digerisce proprio molto bene la parola dovere, piuttosto magari, ecco, volere, no? Devo fare una cosa, non ci suona molto bene. Voglio fare una cosa, sicuramente ci suona in maniera diversa. Io mi sono imbattuto molto spesso in questo, e proprio nel mio studio, la vado a ricercare, ho trovato una cosa molto carina che parla proprio dell'Antico Testamento. Ora, perché vi parlo dell'Antico Testamento? Volenti o nolenti, qualsiasi sia il nostro credo, la Bibbia è il libro più letto del mondo. In questo possiamo trovare un qualcosa di molto utile nella carità cristiana, ma anche di molto preoccupante. Perché a forza di sentircele dire, come diceva Casaleggio, ciò che è virale è vero. Purtroppo diventa una di quelle programmazioni che sono difficili da superare. Ve lo leggo testualmente, me lo sono preparato per voi. Quando l'uomo è stato cacciato via dall'Eden, nel racconto dell'Antico Testamento, fu scritto sulla Bibbia: ti procurerai il pane con il sudore del tuo volto finché tornerai alla terra dalla quale sei stato tratto, perché tu sei polvere e alla polvere tornerai. Diciamo che fondamentalmente dal punto di vista della programmazione non è proprio il massimo. Allora mi sono preso la briga di riscrivermi questa programmazione mentale in un'altra chiave. A me piace più così: ti procurerai il pane con il piacere del tuo essere
finché tornerai al destino che meriti, il nostro destino eccezionale, nella tua migliore versione di uomo, per rendere la tua migliore esistenza unica, perché tu sei eccezionale ed eccezionale tornerai. Se fosse stato scritto in questo modo, secondo me le sorti sarebbero state un po' differenti. Ora, perché vi parlo di questo? Perché obiettivamente queste programmazioni, soprattutto in un momento storico come questo, in questo cambio epocale in cui ci troviamo, fanno la differenza. La differenza perché? Perché, e torniamo a un significato di una parola che ha sconvolto ormai dal 2008, perché prima se ne sentiva parlare poco, la differenza perché in un momento di crisi, questa parola che spaventa ormai tutti, e che stiamo vivendo fondamentalmente in questo momento più che mai, almeno per quanto riguarda la mia breve esistenza, non ho mai visto un periodo, almeno tangibile dal mio punto di vista, così duro. La parola crisi deriva da crisis. Ora non entriamo proprio in tutta la storia della parola, la facciamo più breve. Crisi significa cambiamento. Ora, nella nostra cultura occidentale, quindi latino, crisi significa cambiamento. Molti invece la interpretano come fine, come disagio, come catastrofe. Io preferisco più la visione orientale di questa parola. I giapponesi hanno ricostruito questa parola con un ideogramma, Weiji, molto interessante dal punto di vista dell'interpretazione. Weiji, l'ideogramma composto da queste due parole, significa pericolo e opportunità. Ora, fino al 2008, che abbiamo sentito per la prima volta, insomma, questa parola forte, io non mi sono più meravigliato dopo questo studio che da quel periodo la cultura orientale è diventata sempre più potente e ha avuto questa fortissima espansione, perché obiettivamente loro hanno visto in questo sì il pericolo, ma soprattutto l'opportunità. E in questa opportunità, purtroppo, che noi non abbiamo visto, loro sono cresciuti in maniera esponenziale. Non è un caso, diciamo, che dopo un mese loro sono riusciti a chiudere questa storia, mentre noi siamo ancora in pienissimo caos adesso. Purtroppo mi dispiace dirlo, ma sono anche cosciente del fatto che tutto questo passerà e ci regalerà tantissime opportunità. Ora facciamo, diciamo, qualcosa di più divertente. Una mia personalissima interpretazione in questo cambiamento epocale, io ho immaginato un'evoluzione darwiniana, ancora una volta. Ora, in questo periodo, pensiamoci bene, no? Voglio condividere con voi questa cosa un po' più divertente. Io ho individuato l'homo crisis, che è quell'uomo che dà la colpa a tutto quello circostante, no? Dalla colpa agli extracomunitari, al mercato cinese che ci ha travolto, al mercato online, perché in questo cambiamento molti non sono stati capaci, ecco, di cavalcarlo, e chi era online, prendi Amazon per esempio, ha preso grandissime fette di mercato. E nel frattempo quest'uomo crisis è lì che non sa come muoversi, allora cerca, no? E lo trovi lì magari a grattare, gratta e vinci, nella speranza di rifarsi in quella maniera. Poi c'è l'uomo rivoluzionario, che è quell'uomo che, parlandoci, l'uomo della strada, con cui quando parli dice che la colpa è dei politici, i politici sono tutti uguali, le tasse sono tantissime, eppure l'imprenditore dovrebbe essere cosciente fin dal principio, no? Qual è la situazione di tasse che dovrà affrontare, eppure è lì che si lamenta. E magari quando gli chiedi chi hai votato, dice: no, ho votato un amico di mio cugino perché lavora in regione e mi ha promesso che poi a mio figlio gli dà un posto fisso. Questo posto fisso, insomma, che ci accompagna ancora, nonostante tutto è ancora lì come sogno nel cassetto. E poi c'è l'uomo, quello che preferisco, che è l'uomo caramellum, che prende il nome dalla famosissima caramella la Mentos. L'uomo caramellum è quello che si lamenta di tutto, di qualsiasi cosa. E si lamenta che non c'è lavoro, si lamenta che è disoccupato, poi magari
gli chiedi cosa sa fare, non sa fare nulla, gli proponi un corso di formazione e ti chiede quanto ci guadagni da questo corso, e nel frattempo vivi a casa con i genitori, vivendo dalla loro pensione e aspettando che qualcuno gli dia un'opportunità. Ecco, questa è la situazione dell'uomo della strada odierna. E poi, dall'altra parte, per fortuna, ci sono gli imprenditori. Ci sono gli imprenditori che si fanno il mazzo, che si svegliano di mattina e sanno che devono correre veloce. Gli imprenditori, ecco, questa forse è una parola veramente azzeccata nella lingua italiana, perché se una persona apre un'attività, una piccola media impresa, un'azienda, fa un'impresa, no? Ha fatto impresa. Se una persona scala l'Everest, ha fatto un'impresa. Diciamo che parimenti, diciamo, questa parola funziona allo stesso modo. E ovviamente per tutti gli altri, purtroppo l'imprenditore che funziona o è fortunato, ha fortuna, o magari è un evasore fiscale, o magari un imprenditore felice di quello che fa, una persona che si è fatta il mazzo ed è arrivata veramente a quello che è il suo obiettivo. La gente dice che mente, che non è vero, non è possibile che quella persona sia una persona felice. Ora, queste persone io le chiamo distruttori di sogni, sono tutte quelle persone che ci circondano e fanno in modo che tutti arrivino al loro livello di infelicità in maniera tale che sembra tutto normale ai loro occhi. Col tempo ho imparato a dribblarli. Ho imparato a comprenderli, a perdonarli oggettivamente, ma anche a spronarli, che ci sono tantissimi modi per migliorare la propria esistenza. Ecco, vi voglio dare una mia visione personalissima della vita. Io ritengo che noi siamo come lampadine, nel senso che veniamo al mondo, quindi veniamo alla luce, e a un certo punto, per maniera oggettiva, ci spegniamo. Come dicevano gli antichi greci, noi siamo protos, quindi destinati alla morte. Ora, quello che noi dobbiamo decidere in questa esistenza è proprio questo, no? Dobbiamo decidere che tipo di lampadina vogliamo essere. Se è una lampadina da 20 watt, che è una lampadina che illumina un sottoscala, oppure è una lampadina da 20.000 watt che illumina uno stadio, o ancora meglio un faro che indica la via a tante altre persone. Questa è la nostra decisione. Per citare il grandissimo De Crescenzo, che purtroppo, insomma, è venuto a mancare da poco, De Crescenzo divideva la vita, il tempo, in due variabili. La prima variabile era la lunghezza, la seconda variabile era la larghezza. Nel senso che la lunghezza della vita non possiamo deciderla, e quella non dipende da noi. La larghezza invece, cioè quello come noi impieghiamo il nostro tempo, quello che noi facciamo sia nella nostra vita come collaboratori, come imprenditori, come gente comune, determina il nostro risultato. Quindi obiettivamente la lunghezza non possiamo deciderla, ma la larghezza sì. E questo è un dato inconfutabile. Quindi vi invito, il primo invito di questa diretta è quello di rivalutare, di comprendere qual è la larghezza e a che punto, che tipo di lampadina noi vogliamo essere. Partendo dal presupposto che in qualsiasi situazione tu ti trovi in questo momento, qualsiasi sia il tuo modo di pensare, non esiste uomo così stupido che non sia in grado di cambiare una lampadina. Su questo non ci piove. Quindi, chiudendo questa premessa, voglio lasciarvi una bellissima frase di Henri Bergson, un filosofo francese, che a me personalmente ha cambiato la vita. I nostri occhi vedono quello che la nostra mente vede. Per spiegarvi in maniera spicciola questo concetto, posso farvi un esempio, un paio di esempi chiarissimi. Tutto quello che noi immaginiamo che sia, sicuramente, quasi sicuramente, l'universo ce lo renderà.
Per esempio, nel momento in cui noi decidiamo di acquistare un'automobile, decidiamo il tipo di automobile, non andiamo al concessionario e diciamo dammi una macchina, ma andiamo al concessionario già con un'idea precisa di automobile. Nel momento in cui lo decidiamo e l'acquistiamo, e non ce la danno subito, andando in giro per strada, incredibilmente noi vediamo dappertutto quel modello, magari anche quel colore del modello dell'automobile che noi abbiamo scelto. Quelle macchine c'erano anche prima, quelle automobili circolavano anche prima, solo che noi non le vedevamo. Ci passavano davanti, ma la nostra mente non era focalizzata su quello. Questo ne va da sé che, per esempio, quando noi finiamo una relazione per un tradimento, una relazione in maniera drastica, e pensiamo che, non so, tutte le donne sono poco di buono, o viceversa, tutti gli uomini sono poco di buono. Inevitabilmente nelle relazioni future, se ci focalizziamo su quello, troveremo, lasciatemela passare, essenzialmente stronzi. Quindi il mio invito è a focalizzare la vostra mente su quello che obiettivamente è il vostro miglior obiettivo e andare avanti. Vi dico questo perché, nel mio modestissimo modo di vedere, viviamo un periodo di terrorismo psicologico, dove ci fanno vedere solo male e ci fanno focalizzare sul male. Ora, torniamo indietro a quella che è la relazione giapponese su quello che è la parola crisi. Il pericolo lo rispettiamo, lo comprendiamo, esiste, ma non ci spaventa. Quello che noi dobbiamo vedere in tutto questo è l'opportunità. L'opportunità di migliorare il nostro business, l'opportunità di comprendere in questo momento in cui siamo fermi come possiamo migliorare, l'opportunità che abbiamo di fermarci un attimo, guardarci intorno e capire bene la direzione che dobbiamo prendere. Io sto invitando tutti i miei clienti a condividere questo modo di pensare, più che pensare al perché ci siamo fermati, pensare al restart, come diceva giustamente l'altro giorno Francesco, il grandissimo personaggio del business coach, proprio qui su Bits & Coffee, focalizzarci sul restart, comprendere cosa vogliamo, cosa vogliono i nostri clienti e farlo, semplicemente quello. Non è la prima volta che accade nella ciclicità della storia questo, e non è la prima volta che noi, soprattutto italiani, siamo abituati a rialzarci e a riprendere in mano le redini. Quindi il mio primo messaggio è proprio questo: non ci fermiamo, la domanda che ci dobbiamo fare non è perché, ma è come fare per ripartire, per comprendere le migliori opportunità che ci possono venire di fronte in questo momento. Anche perché è una situazione che ha colpito tutti, quindi partiamo tutti dalla stessa griglia di partenza. Il posizionamento dipende da quello che noi vogliamo. Ora, in questo concetto lo chiudo dicendo, lasciandovi un messaggio, uno di quelli che io mi scrivo sui post-it e mi attacco sullo specchio. Vivi con coraggio ed agisci con entusiasmo. Entusiasmo. En dentro, terus Dio, quindi con Dio dentro, non nel mero senso, diciamo, cristiano cattolico, ma inteso come passione. Vivi con passione e non dimenticare chi sei e come hai fatto ad arrivare fino ad ora a questo punto. Non sarà certo questo stop che ci fermerà. Entriamo nella prima fase. Abbiamo passato la prima mezz'ora e la mia intenzione oggi era quella di parlarvi, unendomi a questo discorso, parlarvi di due concetti fondamentali. Non a caso sono i primi due capitoli del libro che sto scrivendo, che mi sono imposto di scrivere. Come tanti, diciamo, si inizia a scrivere e poi ci si blocca. Questo invece è un momento in cui io voglio scrivere anche per lasciare quello che è il mio know-how, i miei concetti, a persone che hanno voglia poi di ascoltarli e di mettere in pratica. Allora, i due concetti fondamentali di cui vi voglio parlare sono la motivazione e l'iniziativa. Ho scelto questi due concetti perché in questo momento sembravano quasi una premessa a
di Nostradamus, però effettivamente sono molto azzeccati. Ora, motivazione, Alessandra è con me, la mia socia, che avrò magari il piacere di portare anche su Bits & Coffee in un suo intervento, mi ha insegnato una cosa molto divertente: dividere le parole con un trattino. Quindi io ho preso questa parola motivazione e l'ho divisa in motivo e azione. Vi invito a fare questi esperimenti con le parole perché comprendiamo diverse sfaccettature. Ora, motivo deriva da muovere, azione deriva da agere, quindi muovere e agire. Incredibilmente, motivazione sono due parole che ci indicano movimento. Quindi il motus, quindi il modo in cui noi ci muoviamo e il modo in cui agiamo, ci danno essenzialmente quello di cui stavamo parlando prima, il come fare per muoversi in questo mare, per riuscire a nuotare per bene in queste acque, e trovare quello che ci spingerà a migliorare. Ora, quando io parlo di motivazione, ricordandomi Dyer, il grandissimo scrittore americano, mi vengono in mente i bambini. I bambini per me, avendo tre figli, diciamo, non mi sono fatto mancare niente. Avendo tre figli, io ho trovato tantissimi argomenti proprio vedendoli crescere. Sono ancora piccoli, quindi posso ancora studiare abbondantemente su di loro. Quando io vedo i bambini, scopro che i bambini non vedono, nel loro concetto non esiste difficile, non esiste impossibile e non esiste non ce la faccio, non ci credo. Loro ci credono sempre, loro credono in tutto quello che fanno. Quindi, non so, quando un bambino, per esempio, vuole assolutamente, chi ha figli lo sa, quando un bambino vuole assolutamente un giocattolo, lui già metabolizza, immagina lui che gioca con quel giocattolo, si crea quella motivazione, pur essendo consapevole, no, del pericolo, del rischio che corre, facendo capricci, cercando in tutti i modi di ottenerlo, lui lo fa, non si lascia prendere dal non ce la farò mai. Quindi prendiamo questo primo esempio dai bambini. Come diceva Coelho, i bambini ci insegnano essenzialmente tre cose. La prima cosa è essere felici. La seconda cosa è essere sempre occupati a fare qualcosa, non sono mai fermi. La terza cosa è a pretendere ciò che desiderano con tutte le loro forze. Ecco, chi ha figli dovrebbe comprenderlo. E dovrebbe comprendere che con il passare del tempo di questo purtroppo lo andiamo a dimenticare, lo abbiamo dimenticato. Onofrio mi dice: per chi come me si sente ancora bambino, sentirsi ancora bambino è una grande fortuna, Onofrio. È una grande fortuna perché significa non aver dimenticato quelle che sono le nostre origini. In un bellissimo seminario fu fatta una grandissima riflessione. Io non sono essenzialmente uno sportivo. Ma mi fu fatta una domanda. Mi chiesero se secondo me fosse possibile che io, partecipando a una maratona con 1 miliardo di persone, potessi vincere. Obiettivamente la mia risposta fu no, è impossibile. E questa persona mi disse: se io ti dicessi che tu l'hai già fatto, mi lasciò molto riflettere. Inserì un video dove scoprì che effettivamente è vero, tutti noi siamo nati vincitori. Tutti noi eravamo fra 1 miliardo di spermatozoi e tutti noi siamo stati gli unici a vincere. Col tempo questo lo dimentichiamo. Noi siamo nati vincenti. Quindi anche in questi momenti non dobbiamo mai scoraggiarci. Ora, la motivazione, tornando al nostro discorso, implica, non viene accettata da tutti. Obiettivamente perché? Perché la motivazione implica un sacrificio. Anche questo, no, sacrificio, tradotto, significa sacrum efficium, cioè fare un rito sacro. Fare un rito sacro nella nostra testa è semplicemente l'agnello che viene sgozzato. Non ne voglio, Alessandra, che non mangia carne, non voglio farti immaginare questa scena, però l'agnello che viene sgozzato non è poi così tragica.
Il sacrificio, ecco, vi voglio portare alla mente una parola, una frase con sacrificio che possa essere esplicativa. Sacrificarsi per una giusta causa. L'abbiamo sentito dire tante volte. Molto spesso le parole le diciamo, ma le frasi non le mettiamo mai in pratica. Sacrificarsi per una giusta causa. Questo, è quello che vi chiedo, che vi voglio trasmettere in quest'ora insieme. Sacrifichiamo una giusta causa, troviamo una giusta causa. Ora, sicuramente vi do una giusta causa che nessuno potrà, da cui nessuno potrà tirarsi indietro. Sacrifichiamoci per la giusta causa, di migliorare noi stessi e di far sì che la nostra vita diventi quella che noi speriamo. Ora, se per questo dobbiamo lavorare di più, dobbiamo trovare nuove strategie, ci dobbiamo sforzare a studiare, a formarci, io ritengo che sia la giusta causa. Quindi vi invito, il mio secondo invito in questa diretta è proprio questo: sacrificarci, sacrificare quelle che sono le nostre abitudini, quelle che sono le nostre zone di comfort, quelle che sono le cose che noi pensiamo che ci facciano del bene a favore di quello che è il nostro scopo, quello che noi vogliamo raggiungere. A favore di quello che noi meritiamo. Io sono degli anni 70, quindi ho avuto una grandissima fortuna, quella di avere un grandissimo Papa per tantissimi anni. Se dovessi chiudere Giovanni Paolo II, in una frase, sicuramente direi: prendete la vostra vita e fate un capolavoro. Ecco, questo è un grandissimo invito, che siate credenti o meno, voglio dire, alla fine le giuste frasi non hanno credo. Questo per quanto riguarda la motivazione. Siamo in orario, quindi possiamo passare all'iniziativa. Oh, cos'è l'iniziativa? Allora, l'iniziativa è quello che distingue ciò che le persone fanno e ciò che non fanno. L'iniziativa è la nostra parte della nostra volontà. Molte persone non hanno iniziativa. Obiettivamente io vedo molti talenti inespressi, sia per loro colpa, ma anche per colpa dei leader che li seguono. Lo spirito di iniziativa si chiama spirito proprio perché non è una questione fisica, è una questione interiore. È una spinta che nasce dalle motivazioni e che ci porta a fare cose che gli altri non fanno. Ora, il talento è una cosa che tutti abbiamo. Tutti abbiamo uno o più talenti. Molto spesso noi non riusciamo a vederli. Nel mio caso, per esempio, fu il mio primo coach che mi chiese: sai qual è il tuo talento? Io non riuscivo a visualizzarlo. Lui mi disse: tu riesci ad entrare molto facilmente in comunicazione con le persone. Il tuo talento è l'empatia. Un grandissimo talento che io penso di aver preso, insomma, dei miei genitori, della mia mamma. E nel momento in cui tu riesci a scoprire qual è il tuo miglior talento e riesci a focalizzarti su quello, sicuramente ti porterà felicità e ti porterà dei frutti, ti porterà profitto nella tua vita, che non è, come dicevo al principio, per quelli che sono collegati dopo, semplicemente il profitto economico. Io ritengo che i soldi non fanno la felicità, i soldi sono semplicemente una conseguenza di quelle che sono le nostre scelte e i nostri stati d'animo. Ah, Alessandro, che ovviamente mi dice: povera la mamma dell'agnello, non ti preoccupare, il sacrificio porta sempre buoni frutti. Forse non altro, ce lo mangiamo quell'agnello noi. Ora, in questo momento, quando io penso all'iniziativa, la prima cosa che ho focalizzato, che mi è venuta in mente, è stato che noi stiamo vivendo essenzialmente uno tsunami. Questa grandissima onda che ci è arrivata senza preavviso e ci ha preso in pieno. Mai nessuno alla fine del 2019 avrebbe immaginato quello che ci sarebbe accaduto, anche perché è la prima volta che ci accade. Ora, quando io ho immaginato quest'onda, questo tsunami, la prima volta non l'ho immaginata proprio in chiave positiva. All'inizio di marzo, prima che ci fosse questo stop globale, ho scritto un articolo
Non me ne vogliano, io ho la mia visione pragmatica della vita, penso che la morte faccia parte della vita, quindi con questo non voglio alzare alcun polverone, però quello che io riuscivo a vedere nitidamente è che ci sarebbe stato un blocco, non immaginavo così forte, e che le vere vittime di questo Covid-19 sarebbero state le piccole e medie imprese, le partite IVA e i professionisti, quelle che persone che possono dire io resto a casa, ma non possono permetterselo effettivamente fino in fondo e a lungo tempo, a lungo periodo. Quindi in questo, è lì che immaginai questo tsunami, perché lo tsunami, vediamo questa forte onda che arriva, ma le vere tragedie, quello, il male che ha fatto, lo vedremo soltanto quando le acque si ritireranno. Nella mia visione ottimistica però della vita, ho immaginato che come se ad ognuno di noi fosse stata data in dotazione una tavola da surf. Arrivato questo tsunami, noi lo abbiamo visto arrivare, lo stiamo vedendo ancora in pieno, noi abbiamo una tavola da surf. Ora io vi invito a fare una scelta. Possiamo scegliere se utilizzare questa tavola da surf per rischiare e lanciarci in mare e cercare di cavalcare quest'onda in maniera ardua, o al massimo possiamo cercare di non aver coraggio, prendere questa tavola da surf e ripararci, facciamolo proprio, e ripararci in questo modo come fosse pioggia, essendo inevitabilmente travolti. Mi piacerebbe poter parlare in maniera diretta con voi, perché mi piacerebbe anche comprendere quelli che sono i vostri pensieri di fronte a queste parole. Io vi invito a, anche se non sapete nuotare, vi invito a prendere quella tavola e a lanciarvi, perché noi abbiamo delle straordinarie opportunità. Tutti i giorni ce lo diciamo io e la mia socia, abbiamo delle straordinarie opportunità di crescita e io sono convinto che siamo capaci di surfare, sicuramente. Prendiamo iniziativa e andiamo incontro a quest'onda. Facciamo sì che il nostro spirito di iniziativa ci guidi, non abbiate paura. Per iniziare, no? Iniziativa deriva da inizio, essenzialmente dobbiamo prendere decisioni. Iniziamo a prendere decisioni su quello che realmente vogliamo fare. Questo periodo di quarantena, di arresti domiciliari forzati, sicuramente porteranno una serie di decisioni e un cambio epocale. D'altra parte sono anche convinto che nella natura umana molte saranno a breve periodo. A breve periodo perché la natura umana tende a dimenticare ciò che è negativo e a far tornare, diciamo, quelle che sono le abitudini, ma sono anche convinto che se anche il 10% delle persone coglieranno questo momento per cambiare, coglieranno quelle famose opportunità di cui parlavamo prima. Andate alla ricerca, non mi voglio dilungare, ma andate alla ricerca di tutte quelle che secondo voi sono le cose positive che questo stop ci ha portato. Ce ne sono tantissime. L'unica vera negativa è dal punto di vista economico, ma dal punto di vista umano, umanistico, sicuramente abbiamo avuto dei fortissimi guadagni, sicuro. Forse non altro, guardate, una visione particolare. Prendiamo tutti i morti che ci propinano tutti i giorni alle ore 18, facciamo una somma di tutti i morti di questo virus che purtroppo ci ha preso così all'improvviso, e facciamo la differenza fra tutti i morti che non ci sono stati, le strade del sabato sera, l'alcol, la droga. Credetemi, molto probabilmente abbiamo fatto un affare. Vedete dal punto di vista ottimistico questo. Per quanto riguarda poi la parte finanziaria, in questo cambiamento la fortuna, non esi la fortuna esiste, ma è una la fortuna è un parametro, dura poco e, come si dice, gente, la fortuna aiuta gli audaci. Quindi per essere audaci devi avere motivazione ed iniziativa. Facciamo in modo di avere decisioni propositive, facciamoci domande. La qualità della nostra vita dipende dalla qualità delle domande che ci poniamo. Facciamoci domande, comprendiamo quali sono le esigenze dei nostri clienti, cerchiamo di prevedere quali saranno queste esigenze e facciamole. Facciamo in modo, prendiamoci il rischio.
Nel momento in cui ho deciso di intraprendere quella che era la mia carriera, vi racconto brevemente quella che è la mia storia. Io sono stato imprenditore, poi mi sono innamorato dell'American Bar, sono stato per 20 anni, 15 anni su un bancone, ho macinato notti su notti e ho sempre visto, ecco questa è stata la mia chiave di lettura del lavoro con motivazione ed iniziativa e uno scopo soprattutto. Ho sempre visto il mio lavoro, il mio bancone, come una palestra che mi serviva per raggiungere quello che era il mio scopo. Il mio scopo visualizzato da me era proprio quello che sto facendo quest'oggi, aiutare le persone, non rinunciare più a quella che era la mia felicità sul piatto della bilancia era determinata dalla mia famiglia numerosa. Io non ero mai presente nei momenti importanti e tutto quello che poteva essere il prestigio personale, ed economico, qui c'è Onofrio che con me ha condiviso gran parte di questa carriera, quindi non può che darmi ragione. Tutto quello era niente confronto a quella che era la mia infelicità. Ho preso decisioni e un bel giorno ho fatto un salto nel buio. Ho deciso di abbracciare il rischio. Ho deciso di uscire da quello che era il mio ego, che mi dava soddisfazione, i miei clienti che mi chiamavano, le nostre gite fra colleghi, e ho deciso di mollare tutto e prendere quello che avevo ormai determinato come mio know-how e provare, rischiare. In tutto questo, in questo cambiamento, ho incontrato Alessandra e da lì è nata la nostra azienda. Questo è un altro momento in cui bisogna cambiare. Quello che io voglio dire a chi ha paura di cambiare, non abbiate paura, cambiate. Se avete le giuste carte da giocare, sicuramente ne avete vantaggi, anche dal punto di vista economico. Nel frattempo io devo controllare l'ora, abbiamo ancora 14 minuti da passare insieme. Per concludere questo discorso, vi voglio fare ancora un esempio dei bambini, per quanto riguarda l'iniziativa, per quanto riguarda il rischio. Ripeto, chi ha bambini lo sa, ma anche chi non ne ha sicuramente è una scena che avrà visto. Quando i bambini iniziano a essere più vigili, camminano a carponi, a quattro zampe, trovano il loro equilibrio così. Nel momento in cui loro diventano consapevoli del mondo che li circonda, si rendono conto che tutto il mondo è su due zampe, mentre loro sono su quattro. Non si chiedono il perché, sanno che tutto il mondo è così e loro vanno, ci provano, rischiano, hanno iniziativa e iniziano ad andare su due piedi. Cascano, non si lasciano sopraffare, si rialzano, ricascano, si rialzano fino a che non trovano il loro punto di equilibrio e cambiano. Subito dopo, incredibilmente, questa è stata la mia osservazione guardando i miei figli, appena iniziano a trovare quello che è il loro equilibrio, fanno un passo avanti e la prima cosa che tentano di fare è correre. E iniziano a correre, cadono, cascano, si rialzano, si rimettono in piedi e corrono, ricascano fino a che non imparano a correre. Subito dopo arriva l'uomo adulto, erudito, almeno dalle mie parti, che li invita a non correre perché potrebbero cadere. Questo per tornare alle programmazioni mentali di cui parlavamo all'inizio. Non abbiate paura, correte. Tanto, pur cadendo, rimarremo vivi. Il grandissimo Nelson Mandela diceva che nella vita o si vince o si impara, non si perde mai. Quindi tentare non nuoce. Il mio terzo invito, quindi, in questa diretta che stiamo condividendo con questo pallino qui, ricordati di sorridere anche quando la gente non c'è niente da ridere, come dice zio Mike, uno dei miei coach. L'insuccesso te lo perdonano tutti, il successo no. Quindi quando tu sorridi anche in questi periodi, molti ti diranno, i distruttori di sogni, cosa hai da ridere? Continuate a sorridere. Quindi il mio terzo invito è, in questo momento, non chiediamoci perché, non c'è una spiegazione logica che la nostra testa possa trovare. Può essere che magari la nostra testa ci suggerisce un complotto, ci suggerisce
tantissime cose, motivazioni economiche, grandi poteri, lobby, la natura che si è ribellata, ne abbiamo sentite di tutte. Se noi ci focalizziamo su quello, non troviamo soluzione. Le domande devono partire con il come. Come posso realizzarmi ancora? Come posso riprendere in mano la mia attività, la mia azienda? Come posso reinventarmi? Il come sicuramente sarà una via d'uscita. Questo è il mio terzo invito. Ora, negli ultimi 10 minuti, spero di non essere stato noioso e prolisso, insomma, la mia socia sa che ci vuole 1 euro per farmi iniziare a parlare e 1 milione di euro per farmi smettere, però questa volta sono stato bravo, ho seguito i consigli, ho focalizzato tutto e mi sono lasciato gli ultimi 10 minuti per parlare di un qualcosa che sia felicità e profitto, ma non economico. Innanzitutto saluto e ringrazio, insomma, tutti gli amici di Beats Coffee che sono stati con noi e che vedranno questa diretta dopo. Tutti i miei amici che invito ad iscriversi a questa bellissima pagina di condivisione di sapere, e invito tutti quelli che sanno a lasciare il loro sapere proprio per darci una ricchezza comune. Di che cosa volevo parlare gli ultimi 10 minuti? Di cose positive. Cosa ci sta lasciando questa quarantena? Io, fra le tante cose che questa quarantena, insomma, ci sta regalando, che vedo come opportunità e come cose molto buone, sicuramente vedo quelli che sono gli ancoraggi. Ora, per chi non fosse, diciamo, erudito, per chi non fosse addentrato in questo, ve lo spiego come piace a me, in maniera di factor, cioè in maniera spicciola e semplice. Gli ancoraggi sono tutte quelle cose che noi abbiamo all'interno della testa, che sono capaci di non portarci solo ricordi, ma anche emozioni. Per esempio, dalle nostre parti. Vi parlo dei miei ancoraggi. Dalle nostre parti, la domenica era usuale andare a mangiare dai nonni, ma penso anche dalle vostre, lì su a Torino o dovunque voi siate. Nel momento in cui io oggi, entrando in una casa, sento l'odore del ragù, dentro di me sento un'emozione, perché ricordo il ragù di mia nonna e quindi ricordo esattamente le emozioni che io vivevo in quel momento, quando tutta la famiglia era unita di domenica. Gli ancoraggi possono essere visivi, uditivi, soprattutto sensoriali. Gli ancoraggi del profumo sono ancoraggi molto forti. Se voi ricordate quando, se siete della mia generazione, quando non esistevano le discoteche, non esistevano le feste in casa, un altro mio ancoraggio fortissimo è dato proprio dai profumi. Se voi ricordate, no, quei lenti che noi facevamo, noi avevamo il gioco della spazzola che questi ragazzi purtroppo non conoscono, avevamo delle emozioni fortissime. Non era così facile come oggi essere così uniti e abbracciati, e quindi quelle erano occasioni per condividere queste emozioni anche fisiche. I profumi, se oggi mi ritrovo, ma anche voi sicuramente, a sentire un profumo, non so, dell'epoca, Lulù per esempio, sicuramente noi riviviamo quella fortissima emozione che è il nostro primo amore. Ecco, questi sono gli ancoraggi. Io ho avuto un fortissimo ancoraggio qualche giorno fa perché involontariamente, inconsapevolmente, per chiamare mio figlio ho fischiato così come mio padre mi fischiava. Ho avuto un momento di blocco molto forte, io non ho più i genitori, quindi è stato molto forte, però è stato anche un bellissimo momento da rivivere come emozione. È come se fosse stato con me in quel momento. Ora, perché vi parlo di questo durante la quarantena? Nel nostro modo di vivere così frenetico, noi adesso ci siamo resi conto che la nostra parte umana era caduta notevolmente. Abbiamo ancora 6 minuti, era caduta notevolmente. Questa è stata un'ottima occasione e se non è stato fatto, io vi invito a farlo perché possiamo inserire nella testa, nella programmazione dei nostri figli, tantissimi ancoraggi, ancoraggi di cui loro sono molto poveri perché
La nostra vita ci porta a fare cose essenziali, ci si sveglia, ci si prepara in maniera veloce, si va a scuola, si va al lavoro, poi ci si incontra, si mangia in maniera fast, si ritorna a studiare, si ritorna al lavoro, ci si incontra la sera stanchi morti, si ha magari giusto il tempo di litigare, di sgridare i figli e poi si va a letto. Questo è un momento fortissimo in cui vi invito a creare tantissimi ancoraggi. Siamo costretti a casa, passiamo il nostro tempo con i nostri figli, creiamo quelle situazioni che creano quelle emozioni che un domani li ritorneranno così all'improvviso in testa. Gli ancoraggi sono, credetemi, dei grandissimi propulsori. E i nostri figli privi di ancoraggi accuseranno il colpo. Quindi magari è stata anche una manna caduta dal cielo, questa, per portare tutte le persone a rifare la pasta in casa, a festeggiare solo in famiglia. Mia figlia ha compiuto 9 anni l'altro giorno, abbiamo fatto una festa a 5 persone in casa con tanto di affetto, luci, di torta esagerata. L'abbiamo festeggiato tutti insieme e il commento di mia figlia è stato incredibile, è stata la festa più bella della mia vita. Può sembrare assurdo, ma il denaro non crea ancoraggi. Gli ancoraggi sono cose emotive molto più forti. Vi invito, il mio quarto invito, quindi in chiusura di questo nostro bellissimo incontro insieme, è proprio quello di creare più ancoraggi possibile finché quarantena non ci separa. In maniera tale, diciamo, che possiamo lasciare qualcosa di positivo nei loro ricordi. Io, dal mio punto di vista, dal mio canto, ho deciso fin dal primo giorno di questa quarantena di fare un qualcosa al di fuori del mio lavoro. Come diceva qualche giorno fa Francesco Cardone, non sto vendendo, sto cercando di creare valore e di dare quello che è il mio aiuto personale a tutte quelle persone che sono state travolte in maniera negativa da questa quarantena. E ho creato questo progetto che si chiama Radio Corona, dove non faccio altro che sviluppare quello che è il mio principio, che la dopamina e l'ossitocina sono due grandissime armi che noi abbiamo a disposizione ed è nostro dovere morale quello di svilupparle il più possibile come autodifesa. E quindi passiamo un'oretta tutti i giorni insieme in maniera divertente. Per concludere, negli ultimi 3 minuti, cari amici di Beats & Coffee e amici che mi seguono dall'altra pagina di Antonio Brazzo Bar Coach, vi invito a iscrivervi alla mia pagina. Mi dispiace di non aver risposto se ci sono state domande, magari poi me le leggerò con calma e vi prometto che risponderò una a una. È stato veramente un piacere passare con voi quest'ora a casa mia, nella mia comoda mansarda, che è la mia tana. L'ultima cosa che voglio dirvi è ricordatevi che un momento che passerà, ricordatevi che di avere motivazione, iniziativa, di sviluppare il vostro talento e di provare a creare più ancoraggi possibili ed essere riconoscenti, quindi conoscere 2 volte, no? A tutto quello che ci può sembrare oggi negativo, ma che sicuramente porterà grandissime opportunità, se noi le sappiamo cogliere. I nostri occhi, vi ripeto, vedono quello che la nostra mente vede. Abbiate coraggio, siate propositivi, siate intuitivi e non lasciatevi travolgere da questo tsunami, piuttosto surfateci su come grandissimi surfisti. Facciamo finta che dobbiamo ricominciare e imparare a nuotare. Non abbiate paura. Oggi è una bellissima giornata. Io vi ringrazio e spero di rivederci presto. Ringrazio tutti gli amici del gruppo di Beats & Coffee con cui ci stiamo condividendo tantissime cose, ognuno per le proprie competenze sta cercando di dare. Mettete mi piace a questa pagina e ricordatevi di essere felici. Grazie a tutti e ci vediamo alla prossima. Ciao da Casa Brazzo.